In una società moderna caratterizzata da relazioni sociali sterili, ove la crisi è una condizione costante dell'esistenza umana, dal riconoscimento dell'altro nella sua diversità e nella sua ricchezza possono scaturire sentimenti e comportamenti adeguati per rigenerare l'uomo. Questa è la prospettiva psicologica relazionale affrontata nel libro Il dono nel tempo della crisi di Enrico Molinari, professore ordinario di psicologia clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Pietro Andrea Cavaleri, dirigente psicologo dell'ASP di Caltanissetta e assessore comunale alla solidarietà e multiculturalità. Un libro che affronta i benefici in termini psicologici del dono e del perdono, spesso considerati gesti inattuali per la piena realizzazione del sé. In un tempo di crisi noi pensiamo che più siamo predatori, più siamo competitivi e più sopravviviamo alla crisi. E diverse ricerche invece in ambito psicologico dimostrano che l'essere umano, gli esseri umani hanno superato le crisi nella misura in cui si sono messi insieme, nella misura in cui si sono messi a fare cooperazione tra di loro. Quindi la crisi non si risolve con la predazione, non si risolve con la competizione, secondo queste ricerche in ambito psicologico, ma attraverso la cooperazione. Soprattutto ciò che permette agli esseri umani di superare le crisi, i malesseri sociali, è fare esperienza di riconoscimento. Se io sono riconosciuto nel mio bisogno, se io sono capace di riconoscere l'altro nel suo bisogno, questo riconoscimento ci permette di superare i problemi, di superare le crisi, di cooperare, di metterci insieme. E il sottotitolo del libro, infatti, è Per una psicologia del riconoscimento, dove il riconoscimento si esprime in maniera più eclatante è nel dono. È attraverso il dono ed è attraverso anche il dono del perdono che l'essere umano tocca con mano la possibilità di essere riconosciuto, ed è attraverso il dono che in maniera inequivocabile esprime la sua capacità di riconoscimento. Ecco perché il dono è il luogo del riconoscimento, è il luogo della cooperazione ed è il luogo attraverso il quale, più che in qualsiasi altro modo, possiamo superare la crisi che stiamo vivendo.